E Daniele Adani al telefono, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao caro, benvenuto. Ciao, pensavo ragazzi, che Linus avesse messo questa canzone perché significa in italiano solo i forti sopravvivono. Allora iniziano un po' è quello. È una giungla, no? Sai perché? Sai qual è il collegamento? Quale potrebbe essere? Non l'avevo Udinese, pensato. Udinese, Atalanta, si sta cominciando a formare una piccola scrematura. All'inizio era un gruppone con tante squadre molto attaccate, adesso piano piano, no, come nelle maratone, i migliori vanno avanti, gli altri perdono qualche colpo, ma il campionato è ancora lungo. Ti pare, Daniele? Direi di sì, però se tu ti riferissi al gruppo di testa sono d'accordo, ma lasciaci dentro Inter e Juve, eh? Sì. Attenzione. Beh, diciamo sono gli ultimi due vagoni del trenino. Di quella locomotiva. Direi che dopo c'è il Torino, chiaramente staccato un po' dalla Juve, che ha vinto ieri a Udine, però sono quelle, dai. Ecco, l'altra cosa è, questa cosa succede in effetti già da qualche anno, no? Ma per me che sono cresciuto con il calcio italiano degli anni 70, il catenaccio e tutto il resto, vedere così tante squadre che vincono in trasferta ogni volta mi colpisce, ma in realtà con il gioco succede che si possa fare anche questo. Esattamente, sì, con l'esigenza di cercare di fare i punti ovunque, lo fanno anche le squadre più piccole, però poi dopo io credo che squadre, appunto, abbiamo visto l'Inter vincere a Firenze, abbiamo visto il Napoli che ne ha vinte 11 di fila, che poi il Napoli sta facendo qualcosa obiettivamente di unico, di straordinario, perché 11 partite di fila, ma soprattutto quelle vittorie contro l'Ajax, contro il Liverpool, anche in Champions League. Però voglio dire, il Torino va a vincere a Udine un momento negativo che stava vivendo. Sì, è così. Senti, Lazio meravigliosa. Domenica scorsa Sarri si era lamentato del campo di Roma, dell'Olimpico, non so se ha torto o ha ragione, ma ieri a Bergamo ha umiliato una squadra famosa per il suo bel gioco, al punto che anche Gasperini, che è uno che non le manda mai a dire, ha detto che insomma la Lazio ci ha dominato, no? È stata una lezione, è stata una lezione di calcio, di idee. E poi se vogliamo metterci anche il carico, senza Immobile, Immobile ha fatto una partita mettendo Felipe Anderson, diciamo così, centroavanti un po' atipico. Guarda, ti faccio sentire Daniele la reazione del cantante Tommaso Paradiso al fischio finale al 90esimo. La più bella Lazio degli ultimi 180.000 anni, la più bella Anderson, Felipe Anderson, Come mai canticchiavano così Felipe Anderson, Daniele? Che cosa ha fatto? Felipe Anderson ha fatto un gol bellissimo. Poi Felipe Anderson è un calciatore a volte che, diciamo così, un po' si perde in se stesso, nel senso rimane evanescente, ma quando si accende il gol è molto bello, ragazzi, proprio accarezza, bellissimo, con la suola, allarga, chiude. No, ma il Sarri, poi se gli dai un po' di tempo, ok, quindi siamo a un anno e mezzo di lavoro, comincia a mettere a posto anche la fase difensiva, comincia ad essere con molta identità sia in casa che fuori e arrivano i risultati. Beh, la squadra che ha preso meno gol, la Lazio, credo sì. Sì, ma soprattutto sono sei di fila che non lo subisce, quindi sempre in miglioramento, no? E comunque lo scudetto l'ha vinto Sarri, con la Juve, giusto? Assolutamente, scudetto con la Juve, Europa League col Chelsea, voglio dire. Se gli devi dare il tempo, è l'ultimo che ha vinto lo scudetto. Lo scudetto con la Juve. Esatto. Non c'è bisogno che adesso ridete e No, perché ci sono sempre delle pause. È ovvio che no, perché la riflessione qui che va fatta è che poi non dico che sia stato mandato via, ma insomma è finita. No? Non dici che è stato mandato via, ma è stato mandato via. Io non me lo ricordavo neanche. Senti, il più bel gol della domenica, secondo te, quello di Osimhen ieri pomeriggio, quello di Ikoné contro l'Inter della Fiorentina, oppure quello di Felipe Anderson? O quello di Mazzocchi della Salernitana, non l'ho visto, quello di Diaz, quello di Brian Diaz, quello che va via da solo, però per un calciofilo non è esatto. Direi questo: i gol di Brian Diaz c'è la compartecipazione della difesa del Monza dentro un gol molto bello. Quello di Osimhen, se guardiamo anche il peso, è unico, ragazzi. Mamma mia, perché ha fatto pagar dazio l'unico errore che ha fatto Smalling, ma l'ha causato quell'errore lì. Lui c'è andato su quella palla e aveva poco angolo, quindi la fa battere e la mette sul secondo palo senza guardare. Una belva. Daniele, andiamo in vacanza insieme e parliamo solo di calcio per un mese. ma entriamo nelle pieghe più profonde delle capito? Da impazzire, da impazzire. Quante ne mancano alla pausa? 3 o 4 ancora?
Allora si finisce il 13 novembre. Sì, poca roba, ci sarà qualche turno infrasettimanale. Secondo me ne mancano 22. Sono in grado di farci giocare soppalcati, una la mattina e una al pomeriggio. Però intanto c'è la Champions adesso. Sì. Ogni volta che ci sentiamo ne sono passate 3 o 4. Sì. Giocano in 2 giorni, ragazzi. Certo, poverini. Daniele, grazie, buona settimana. Ciao ragazzi, ciao.